Le transenne in Piazza Grande ci sono ancora. A distanza di quasi un mese dal crollo di alcune parti dei cornicioni delle logge Vasari, la situazione non è cambiata. Le transenne sono sempre lì, al loro posto. Quello che è cambiato, invece, è la presenza di operai al lavoro. Da una settimana circa, tecnici e restauratori stanno prendendo visione delle criticità che riguardano le colonne delle logge e valutando come e dove intervenire per provvedere alla messa in sicurezza della struttura, in modo tale da evitare che episodi come quello dello scorso 5 novembre si ripetano di nuovo. A quanto sembra, lo stato di deterioramento dovuto dall'azione del tempo è decisamente in stato avanzato. I commercianti della zona ormai hanno imparato a convivere con le transenne e quotidianamente assistono ai lavori di messa in sicurezza dell'area. L'unica incognita per adesso restano i tempi di rimozione transenne e di fine intervento. Non è dato sapere quanto il camioncino e la gru resteranno in Piazza Grande. Una data però è certa, il primo weekend di dicembre l'area delle logge dovrà essere sgombra. In vista del consueto appuntamento con la fiera antiquaria, le transenne e gli altri strumenti usati dai tecnici dovranno sparire per lasciare spazio ai visitatori e ai banchi carichi di oggetti vecchi e antichi. Terminata la 2 giorni però i lavori proseguiranno. Chissà se per Natale l'intervento sarà terminato o se i ristoranti e i bar delle logge dovranno trovare un nuovo modo per addobbare l'area, facendo i conti anche con le transenne e le fettucce biancorosse.